Buongiorno a tutti gli amici che ci seguono su questa pagina di Lux, l'Università della Conoscenza voluta da Anna Tamburini Torre e da Enrico Ballantini, che ringraziamo sempre per questo spazio, ricavato sulla pagina di Focus 3.0. I misteri della vita. Siamo arrivati all'inizio di questo percorso di lettura degli insegnamenti dei maestri. Abbiamo già letto qualche cosa riguardo alcune delle guide che sono intervenute in quel cerchio di fratelli e di ricercatori che è stato poi chiamato il Cerchio Firenze 77. All'inizio non aveva nessun nome, era solo un gruppo di persone che si riunivano in maniera anche piuttosto carbonara, all'inizio un po' nascostamente, perché erano anni difficili dal punto di vista anche della religione, no? Che un po' si opponeva a queste pratiche. Benché nel caso del Cerchio Firenze 77 molti religiosi, molti sacerdoti sono intervenuti, hanno partecipato e si sono resi conto del livello spirituale di questi incontri. Un veggente, un frate in odore di santità, una volta, rivolgendo i suoi occhi verso quella zona di Firenze, da molto lontano, da delle colline lontane, verso quella zona di Firenze dove avvenivano le riunioni, disse: laggiù brilla una grande luce. Questa luce che ha illuminato un percorso di tante persone per quasi 38 anni, dal 1946 fino al 1984, prendeva corpo attraverso la figura di Roberto Setti, che fungeva da strumento per la comunicazione di queste voci che dai partecipanti poi sono stati chiamati maestri. E nel corso di questi anni è stato costituito e poi lasciato in eredità a tutti noi questo insegnamento, un grandioso insegnamento meraviglioso, che svela molte cose sulla realtà dell'esistenza dell'uomo, sul suo appartenere a un percorso molto più ampio di quello che appare essere a prima vista. E quindi diciamo che è veramente un dono prezioso che ci è stato fatto. È stato fatto negli ultimi anni, poi fra l'altro svolgendosi le sedute nella strada nella quale abitava Roberto Setti, che si chiamava Via Doni, e da alcuni è stata definita Via Doni d'amore. Questi sono stati gli insegnamenti dei maestri del Cerchio Firenze 77. Nella pagina che prelude proprio all'inizio dell'insegnamento, la parte terza del volume Dai mondi invisibili, il primo volume del Cerchio Firenze 77, che ricordo sono i volumi che sono stati proprio fatti proprio dalle guide del Cerchio Firenze 77, che ne hanno curato proprio ogni particolare, l'impaginazione, come dovesse essere fatta, cosa dovesse entrare, cosa dovesse far parte di questi volumi, soprattutto per la terza parte, quella di insegnamento, per i quali è importante leggere nel loro ordine di pubblicazione i libri che contengono le comunicazioni dei maestri, che hanno proprio questo svolgimento logico che prevede che uno sia già passato per i punti precedenti per poter acquisire in profondità le indicazioni che vengono date in questo insegnamento. Questa terza parte, la parte di insegnamento, la parte più filosofica, è in gran parte curata dalla voce Kempis, che è, diciamo, il logico, il filosofo del Cerchio Firenze 77, con l'ausilio delle altre entità comunicanti. Coloro che partecipavano erano persone che niente sapevano di queste cose, avevano una cultura abbastanza limitata, soprattutto all'inizio. Coloro che partecipavano erano persone molto semplici, con un insegnamento religioso di tipo scolastico, e non avevano mai posto molta attenzione alle cose dello spirito e a certe rivelazioni.
che qui invece vengono fatte partendo proprio dalle basi, le basi che possono essere condivise anche con altri insegnamenti, soprattutto con la teosofia, ma che poi vengono sviluppate in maniera del tutto sorprendente via via che si procede con l'insegnamento. E noi oggi cominciamo proprio la parte di insegnamento da uno dei concetti di base. E cominceremo quindi questa lettura un po' commentata, per come io posso commentarla. Considerate che questi libri andrebbero proprio letti ognuno per conto suo e poi confrontarsi con altri che li hanno letti, perché ognuno ha più che il diritto, direi il dovere, avendoli incontrati questi insegnamenti, sarebbe proprio doveroso approfondirli con la propria mente, con la propria logica, perché la logica di un altro, come potrei essere io, che in qualche modo posso provare a commentare qualche cosa, è la mia e non è quella di voi che state ad ascoltare, che potreste trarre conclusioni diverse da strutture logiche analoghe. Si inizia a pagina 139, dal primo volume del Cerchio Firenze 77, tutti quanti questi, vi ricordo, editi dall'edizione mediterranea, per cui li trovate nelle librerie, e si inizia parlando dei piani di esistenza. Allora, dalle notizie che ci sono pervenute fin dai tempi più antichi, sappiamo che l'uomo definì il mondo invisibile e non visibile. Contemporanea di questa definizione è la presunta ubicazione dell'invisibile che ancora oggi molti ritengono esistere in qualche zona dell'universo fisico. Un poco più evoluta è la convinzione che l'invisibile non appartenga al mondo materiale. Comunque, un interrogativo rimane sempre: che cosa esiste oltre quello che si percepisce e si controlla? L'uomo percepisce limitatamente alla gamma di ricezione dei suoi sensi. Con speciali apparecchiature può indovinare l'esistenza di qualcos'altro, che però appartiene sempre alla regione dell'universo definita fisica. Ma oltre questo, avete ridotto ai minimi termini la materia. Farete altre scoperte, proseguendo nelle ricerche, non troverete un ostacolo quale il nulla. Avete scoperto che il grandissimo numero di sostanze è il risultato di un numero assai minore di elementi. Avete osservato che gli elementi e le sostanze sono solidi, liquidi o gassosi. Avete scoperto che gli elementi sono il prodotto di un certo numero di cariche o di particelle. Scoprirete anche che queste cariche o particelle stanno all'elemento ultimo del piano fisico come una sostanza sta ad un atomo. In altre parole, scoprirete una unità base dalla quale procedono cariche, elementi, sostanze. Quando farete questa scoperta dell'elemento ultimo o primo del piano fisico, comprenderete che oltre a quello esiste ancora qualcosa, ma le vostre scoperte si fermeranno se voi userete apparecchi come mezzi di indagine. Infatti, quel qualcosa non appartiene più al mondo fisico. Facciamo alcune considerazioni. In natura esistono moltissime sostanze. Prendiamone una comune, il sale. Domandiamo alla chimica che cosa è il sale. Cloro e sodio combinati danno il sale. La sostanza detta comunemente sale è la combinazione degli elementi cloro e sodio. In teoria, prendendo un cristallo di sale, lo possiamo frantumare fino ad arrivare ad una infinitesima parte, oltre la quale lo scinderemmo nei suoi elementi costituenti, cioè non avremmo più sale, ma avremmo cloro e sodio separati. I chimici chiamano questi ultimi elementi, mentre noi li consideriamo come sostanze, perché anch'esse sono il risultato di altri elementi. Infatti, recentemente la vostra scienza ha stabilito che gli elementi sono il prodotto di un certo numero di particelle, che varia da elemento a elemento, da voi chiamate elettroni, protoni, neutroni e via dicendo. A sua volta, un elettrone differisce da un protone per un numero diverso di altre particelle e così via, fino ad arrivare complessivamente a 7 suddivisioni.
Qui c'è una nota che vi leggo, considerate che questa comunicazione è del 1954. La nota dice: nella primavera di quest'anno è stata annunciata la scoperta da parte di due fisici americani di una particella, quark, componente il protone, scoperta che conferma in parte il contenuto di questa comunicazione avvenuta negli anni 50. La comunicazione è avvenuta nel 1954, questo libro è stato pubblicato nel 1977, quindi questa nota è stata scritta nel 1977 e nella primavera del 1977 era stato scoperto il quark, la particella quark, quindi confermando quanto avevano detto le guide circa 23 anni prima. Rileggo l'ultimo paragrafo per riagganciarmi. A sua volta un elettrone differisce da un protone per un numero diverso di altre particelle e così via fino ad arrivare complessivamente a sette suddivisioni. La settima è definita da noi unità elementare del piano fisico ed è la stessa per tutti gli elementi. Allora, mi soffermo un attimo su questo punto perché queste prime cose che andiamo leggendo sono facilmente comprensibili. Chiunque di noi ha fatto perlomeno le medie superiori, ora non so, forse anche nel programma delle medie inferiori, l'ho fatto talmente tanto tempo fa che non ricordo, ma forse può darsi che qualche cosa ci sia già dentro quel livello di studio, ma sicuramente chi ha fatto almeno il livello di medie superiori sa di cosa si sta parlando, è proprio la chimica di base. Dal 1977 in avanti, ormai sono passati 25 anni abbondanti, insomma, ovviamente si sono aggiunte tantissime altre cose, no, no 25, 45 anni abbondanti, si sono aggiunte tantissime altre scoperte e cose nuove. Però mi soffermo perché è molto importante, per riuscire a proseguire con le cose che verranno dette successivamente, dalle guide del Cerchio Firenze 77, è bene fissare questi elementi e fissare anche le nomenclature che loro danno, perché più avanti faremo riferimento a queste cose e quindi capire in che senso loro definiscono unità elementare del piano fisico è importante dopo per non fare confusione. Quindi diciamo che oltre la prima delle sette suddivisioni, cioè quella più piccola in assoluto, per il diverso numero di particelle, fino ad arrivare complessivamente a sette suddivisioni, la quale è la più piccola, la settima, è definita dai maestri unità elementare del piano fisico, questa unità elementare del piano fisico è la stessa per tutti gli elementi, cioè per qualsiasi cosa che noi vediamo, viviamo del piano fisico, alla base c'è questo elemento, questa particella, questa unità elementare del piano fisico, che poi aggregandosi in vari modi costituisce la realtà fisica così come noi la conosciamo. Proseguendo, così come nel cosmo, il piano spirituale è lo stesso per tutti gli universi manifestati. Nel piano fisico vi è una unità base, legge di analogia, ma questa unità base è anch'essa suscettibile di disintegrazione, dalla quale risulterebbero sostanze di un mondo che non è più il fisico e che è definito da noi astrale, il quale ha anch'esso i suoi solidi, i suoi liquidi, i suoi gas, eccetera. Quindi cosa si dice? Che la particella più piccola, la unità elementare del piano fisico, è l'elemento, l'unità di base del piano fisico, ma non è un'unità di base in assoluto, perché questa unità di base del piano fisico è ulteriormente frazionabile, ma si entra in un'altra realtà che non è accessibile alla nostra esperienza materiale, quella del piano fisico, una realtà ancora più sottile. Quella realtà, quel mondo che i maestri chiamano astrale, dove esistono anche lì solidi, liquidi, gas e via dicendo, ma non sono da noi sperimentabili in quanto noi siamo fatti per sperimentare
il piano fisico. Quindi abbiamo degli strumenti che ci permettono di impattare, di incontrare, di sperimentare il piano fisico, le forme del piano fisico, i fenomeni del piano fisico, ma non quelli del piano astrale. Però, dice il maestro, vista la differenza che esiste fra le prime tre classi di densità materiali del piano fisico e le rimanenti quattro, noi possiamo definire o considerare il piano fisico in eterico e denso. Cioè fa una distinzione tra le densità che compongono il piano fisico. Ma non possiamo dilungarci in queste considerazioni o in altri particolari. E pensate che noi guardiamo esclusivamente la materia del piano fisico. Immaginate poi se noi prendessimo in esame i veicoli sono i corpi fisici, mentre vogliamo accennarvi sia pur brevemente anche agli altri piani di esistenza nei quali voi un giorno vivrete coscientemente. Quando è che vivremo coscientemente, per esempio, nel piano astrale? Appena avviene il trapasso, cioè appena noi lasciamo quello strumento, quel veicolo fisico che è il corpo con il quale noi tanto ci identifichiamo e che ci permette di sperimentare la vita così come noi la facciamo qua, attraverso i sensi del piano fisico noi possiamo sperimentare solo la grossolanità della materia fisica, non ci possiamo addentrare nella materia astrale. Quando ci liberiamo del corpo fisico, cioè lo lasciamo qua, per tutti quelli che non conoscono queste cose, diciamo che incontriamo l'esperienza della morte fisica e quindi c'è il trapasso da dove? Dalla condizione fisica alla condizione immediatamente più sottile, che è quella del piano astrale. E quindi il nostro corpo astrale, di cui siamo dotati, il veicolo astrale, avendo i sensi che si aprono nel piano astrale, ci permette di sperimentare, di vedere, conoscere, sperimentare il piano astrale, quello più sottile del fisico, che quando siamo dentro un corpo fisico, abitiamo un corpo fisico, utilizziamo un corpo fisico, non possiamo conoscere, sperimentare, perché i sensi del corpo fisico incontrano, sperimentano, vivono solo la materia del piano fisico, non quella del piano astrale. E quindi un giorno voi vivrete coscientemente, già qui si dà un'altra lettura del trapassare, del momento del trapasso. Non è come pensiamo noi, che non riusciamo poi a vedere che cosa succede dopo quando lasciamo il corpo fisico, noi che rimaniamo dentro il corpo fisico vediamo solo che viene abbandonato il corpo fisico, che muore un corpo fisico, e immaginiamo che ci sia una morte, cioè qualche cosa di definitivo, mentre invece chi lascia il corpo fisico si scopre vivente in una diversa dimensione di esistenza, che è la dimensione astrale. Quindi in quella dimensione un giorno noi vivremo coscientemente, semplicemente liberandoci dal limite che è costituito dal veicolo fisico con il quale adesso stiamo sperimentando questo tipo di esistenza. Dice il maestro, piano di esistenza è da noi definita una regione dell'universo i cui materiali, le cui materie, sono derivate da una classe particolare di unità elementari. Quindi piano è una divisione di natura, non di spazio. Questo è importante. Perché è importante? Perché riguarda la costituzione delle cose, non riguarda gli spazi. Un trapassato non va chissà dove, non va in cielo, non va... Una persona che trapassa si trova a vivere un'esperienza diversa lì dove sta, dove si trova. Così come noi facciamo un'esperienza, per esempio noi italiani facciamo un'esperienza di vita fisica vivendo in Italia, no? Ma soprattutto non è una questione di spazio fisico in questo senso, è una figura di natura, cioè noi non abbiamo altra possibilità che sperimentare la densità fisica della materia. Non andiamo altrove a sperimentare, dovunque andiamo, che sia l'Italia, che sia gli Stati Uniti, che sia su una navicella nello spazio, noi continuiamo a fare un'esperienza di tipo fisico, non possiamo fare un'esperienza diversa, perché i sensi che abbiamo a disposizione, cioè la strumentazione, la dotazione che abbiamo, ci permette di fare questa esperienza e non altre. Quando lasciamo questa dotazione così limitata si fa per dire, perché ci va a fare esperienze meravigliose il corpo fisico, però quando lasciamo questa scopriamo che noi abbiamo altre dotazioni, e quella con la quale ci troviamo
immediatamente a confrontarci appena lasciato il corpo fisico è la dotazione strumentale del veicolo astrale, del corpo astrale. Quindi non andiamo a stare su una nuvoletta in cielo, ma semplicemente sperimentiamo una realtà diversa perché abbiamo attivato, accesi dei sensi che fino a quel momento erano oscurati dalla prevalenza dei sensi del piano fisico. Tutti i piani di esistenza sono attorno a voi. Entro la materia stessa è il mondo degli spiriti, non è chissà dove. Voi potete volgere il vostro sguardo intorno a voi, vedrete mura, divani, sedie, poltrone, armadi, quadri, soffitti, pavimenti, vedrete queste cose qua. Ma se aveste la possibilità di accedere, accendere e accedere ai sensi del corpo astrale, vedreste lì dove siete, vedreste altre cose che farebbero parte della dimensione astrale. Immense meraviglie vi circondano, ma di tutto questo non siete consci. Per ogni piano di esistenza l'individuo ha dei veicoli e per ogni veicolo o corpo dei sensi, ma dove i sensi sono sopiti la coscienza non lavora. Ecco perché voi non percepite molto di più di quanto non rientri nel ristretto campo percettivo dei vostri sensi fisici. Andando avanti, la più grossolana materia che non appartenga al piano fisico è su un mondo da noi definito astrale, il quale ha anch'esso i suoi solidi, i suoi liquidi, i suoi gas, i suoi eteri, anche se questi sono immensamente più sottili del piano fisico. Se vasto e vario è il piano fisico, così e più ancora sono gli altri. Sette sono quindi le densità materiali del piano astrale, così come sette sono le densità materiali del piano fisico, come diceva poco più su la guida. La natura ripete di piano in piano nei suoi ritmi gli stessi metodi. Quindi noi in qualche modo possiamo immaginare questo piano per analogie, facendo delle analogie, perché grosso modo si ripetono. Il mondo astrale è molto simile a quello fisico, anche perché moltissimi veicoli astrali ricalcano esattamente quelli fisici. Qui non esiste materia opaca, ma ogni oggetto ha una lucentezza e un colore particolare. Se alcuno, nel piano fisico, dai dati somatici, è capace di comprendere l'anima di una creatura, con molta più facilità questo avviene nel piano astrale, dove non solo si capisce l'elevatura di una creatura, ma si può anche comprendere il sentimento del momento. Naturalmente questo non riesce subito facile a tutti, anche perché quanto si osserva cambia repentinamente nel colore e nei contorni. Come nel mondo fisico vi è un'atmosfera, nel mondo astrale vi è qualcosa di simile che è da noi chiamata essenza. Questa essenza ha la particolarità di prendere forma e colore sotto l'impulso del pensiero. Guardate, qui ci sta svelando un meccanismo con il quale tutti noi al momento del trapasso avremo a che fare e che riguarda il modo con cui il nostro pensiero, cioè la nostra mente, interviene nella realtà che ci circonda. C'è questa essenza, questa specie di atmosfera, che prende forma e colore attraverso il pensiero, cioè tu pensi una cosa e questa cosa è come se si materializzasse, la sostanza del mondo astrale, non la sostanza fisica ovviamente, ma si materializza, prende forma sotto l'impulso del pensiero. Per darvi un'idea, immaginate che la vostra atmosfera prenda forma e colore sotto l'impulso dei vostri pensieri. Queste forme sussistono e sono cosiddette forme pensiero, le quali hanno più o meno lunga vita a seconda che il pensiero sia più o meno intenso. Poi, lentamente, si dissolvono.
Che dire, degli abitatori del piano astrale, ve ne sono moltissimi, dagli spiriti elementari e costruttori della natura, dai veicoli di individui incarnati o disincarnati, ve ne sono di tutte le specie, socievoli, scontrosi, timide e feroci, gentili e scortesi, moltissimi, come del resto moltissimi nel piano fisico, nel quale noi incontriamo veramente di tutto. Un individuo che viva coscientemente nel piano astrale vede tutto questo e ha davanti a sé un mondo vastissimo e meraviglioso. Ora, come il vostro corpo fisico ha dei sensi, similmente l'astrale ha i suoi. Questi sensi sono anche detti centri, i quali sviluppati danno non solamente la visione di quanto circonda il veicolo astrale di una creatura, ma danno anche la consapevolezza. Naturalmente però colui che ha i sensi del corpo astrale sviluppati generalmente è un individuo evoluto, un individuo che può agire indipendentemente dal corpo fisico. È comune convinzione che l'uomo, dopo aver lasciato il suo corpo fisico, quindi dopo essere morto, la sua veste, veda tutto con chiarezza. Non è giusto e non è esatto per tutti. Solo coloro che vivono coscientemente possono avere un'ampia visione, raggiunta piuttosto da un esame di coscienza e da... avere un'ampia visione. Per gli altri si ha una maggiore consapevolezza, raggiunta piuttosto da un esame di coscienza e da una purificazione che da altro. Quindi diciamo che si può raggiungere una maggiore consapevolezza attraverso un percorso di, in un certo senso, di autoriflessione su di sé, un esame di coscienza, e da una forma di purificazione che ci libera da alcune pesantezze che ci portiamo dietro dalla nostra esperienza fatta nel mondo fisico. Una volta liberati di questa, abbiamo più consapevolezza del luogo dove ci troviamo, del luogo della realtà, dello stato di coscienza in cui siamo immersi. Il veicolo astrale di un individuo è quel corpo che, badate bene, trasforma quanto proviene dal mondo fisico o dall'astrale stesso in sensazioni trasmesse alla mente che le raccoglie e le cataloga. Qui che cosa ci sta dicendo? Non stiamo parlando di qualche cosa che riguarda noi trapassati, ma il veicolo astrale di un individuo è il veicolo di astrale di un individuo che l'individuo ha quando è incarnato o quando è disincarnato. Ce l'ha sempre, no? Questo veicolo astrale. Come veicolo fisico, uno nasce, nel momento in cui nasce si costituisce questo corpo fisico, ma insieme ad esso prendono e si sviluppano altri veicoli che mescolano le loro attività e sono inscindibili anche dalla vita fisica di un uomo. Quindi l'uomo avrà dei desideri, sentimenti, sensazioni che sono quelle svelate, riconosciute, incontrate dal corpo astrale, il quale poi le invia al corpo mentale, quindi corpo fisico, corpo astrale, corpo mentale, il quale trae una sintesi e cataloga queste esperienze e l'uomo nella sua mente rivela l'esperienza che sta facendo attraverso questa complessità, questa mescolanza di attività dei vari corpi, corpo fisico, corpo astrale, corpo mentale. Quindi, dice, il veicolo astrale di un individuo è quel corpo che trasforma quanto proviene dal mondo fisico. Se dal mondo fisico si alza un gran vento freddo, io a un certo punto provo la sensazione del freddo. La sensazione del freddo viene rivelata nel corpo astrale, che è il corpo delle sensazioni, inviata per, diciamo, per conoscenza al corpo mentale, il quale cataloga e dice: questo è un vento freddo, senti che freddo che fa. All'individuo incarnato perviene la sensazione di freddo e le considerazioni sul freddo. Senti qua, si è alzato un vento dall'est, mamma mia, si è abbassata la temperatura di 10 gradi. Che è il derivato di tutte queste attività. Le sonde fisiche raccolgono un segnale, nel corpo astrale questo segnale si rivela, il corpo astrale manda per una, come dire, valutazione, analisi, valutazione e risposta mentale dall'individuo, il quale fa
una complessiva esperienza di freddo. Ciascuno, secondo la natura dei propri pensieri, costruisce il proprio corpo astrale, così come certi esercizi fisici sviluppano alcuni muscoli piuttosto che altri. Pensate, è proprio così, cioè se io mi metto a fare tanti addominali, e la mia pancia sicuramente ne avrebbe bisogno, ma alla fine la pancia sparisce e vengono i muscoli, la famosa tartaruga dei giovani atleti che sviluppano tanto questa parte del corpo, attraverso un esercizio. Se io faccio un esercizio di tipo più sensitivo, più sensoriale, e mi esercito, sviluppo alcune parti del corpo astrale, non tutto il corpo astrale, ma alcune parti, così come se mi metto a fare gli esercizi sui bicipiti, magari resto magrolino in tutto il corpo, ma le braccia diventano possenti. La particolare natura del corpo astrale, derivante da questo, fa sì che l'individuo abbia più intense e più gradite certe sensazioni piuttosto che altre, e naturalmente desideri quelle. Capite, più io mi esercito, per esempio a me piace, che ne so, c'è chi è appassionato del fumo o del bere, più uno si esercita in questa sensazione piacevole che gli dà usare o il fumo o l'alcol, per esempio, per dire due cose, più si esercita in questo, più sviluppa, raffina questa parte, più ricerca quella parte, perché diventa, la desidera sempre di più, l'ha sviluppata sempre di più e quindi la esprime con maggior potenza. Fa sì che l'individuo abbia più intense, più gradite certe sensazioni piuttosto che altre e naturalmente desideri quelle. In altre parole, l'anima umana, secondo l'evoluzione dell'individuo, dirige l'attività dei suoi veicoli inferiori verso determinati campi che le procurino esperienze necessarie al fine di evolvere. Questo è un punto fondamentale. Quando si parla di anima umana, si intende proprio il nucleo dell'individuo. Qui si usa anima, più avanti si userà sentire, più avanti si userà coscienza, coscienza di essere, insomma, vari sinonimi che significano il nucleo dell'essere. Quale nucleo dell'essere indirizza l'individuo in alcune direzioni che sono necessarie ai fini evolutivi di quell'individuo. Cioè, ognuno di noi ha da salire alcuni gradini, e non si possono saltare 5 gradini, bisogna fare numero 1, numero 2, numero 3, numero 4, numero 5, perché se uno salta dall'1 al 5 gli mancano le esperienze del 2, del 3 e del 4, e non va bene, sarebbe un buco nel percorso evolutivo dell'individuo. Quindi se uno si trova sul gradino 3 e deve accedere al gradino 4, per accedervi ha necessità di fare alcune esperienze, cioè di accrescere quella parte che è in lui mancante per poter accedere al gradino 4. Allora che cosa succede? Succede che l'anima umana predispone le esperienze degli individui in modo tale che loro vadano incontro a quelle esperienze necessarie e utili a fargli sviluppare quella competenza che lo può far stare in maniera stabile e cosciente e consapevole sul gradino che gli compete, cioè il gradino 4. E usa gli strumenti che ha a disposizione quest'anima. Gli strumenti che ha a disposizione per un essere incarnato cosa sono? I sensi del corpo fisico, i sensi del corpo astrale. I bisogni del corpo astrale, sviluppati in una certa direzione, danno quella competenza necessaria all'individuo per salire il gradino che evolutivamente è immediatamente successivo a quello in cui si trova. Quindi quell'individuo verrà indirizzato a fare certe esperienze. Questo proprio al di là di tutte le categorie umane, morali, etiche che noi possiamo pensare, di bene, di male, via dicendo. Abbiamo già visto nella presentazione di questo libro, nelle pagine iniziali, come viene ben distinto il bene e il male, che cosa significano, sono categorie umane che svolgono una funzione, via dicendo. Adesso stiamo entrando in considerazione d'altro tipo, cioè stiamo parlando dell'aspetto evolutivo del percorso. L'aspetto evolutivo del percorso prevede che un individuo vada incontro a certe esperienze perché deve essere formato per poterne fare altre di successive. Cioè se io sono
preparato per affrontare la quinta elementare, dopo la quinta elementare non posso accedere al liceo classico. Ho bisogno di quei 3 anni nel mezzo in cui vengo formato per poter accedere alla prima ginnasio o alla prima liceo scientifico o quel che sia. Cioè ho bisogno di avere delle competenze utili per colmare la distanza che c'è fra la quinta elementare e la prima liceo. La stessa cosa per quanto riguarda noi. Il nostro percorso evolutivo prevede dei passaggi fondamentali che ci permettono poi ogni volta di fare un gradino in più, un po' più complesso, di affrontare con una maggiore maturità ciò a cui andiamo incontro. Quindi vi rileggo proprio queste ultime, le ultime 2 righe di pagina 142. In altre parole, l'anima umana, dice, secondo l'evoluzione dell'individuo, quindi non a caso, ma proprio prendendolo nel punto in cui l'individuo si trova, dirige l'attività dei suoi veicoli inferiori. Veicoli inferiori, quello inferiore per eccellenza è il veicolo fisico, quello nel quale siamo identificati mentre siamo vivi nella realtà fisica, e poi il veicolo astrale e poi altri veicoli che adesso vedremo andando avanti. Allora, dirige l'attività dei suoi veicoli inferiori verso determinati campi che le procurino esperienze necessarie al fine di evolvere. Quello è il fine di queste esperienze. Dopo un periodo di tempo di circa 36 ore da che il veicolo fisico ha cessato di vivere, cioè quello che noi chiamiamo la morte, dopo un periodo di tempo di circa 36 ore da che il veicolo fisico ha cessato di vivere, l'individuo lo abbandona definitivamente e sosta nel piano astrale più o meno lungamente, in attesa che il suo corpo astrale si disintegri. Che cos'è che determina questa attesa? Ci sta spiegando cosa succede quando una persona trapassa, eh? E questo è interessante, è bene saperlo, perché poi noi questa esperienza l'abbiamo già fatta tantissime volte, però non ce lo ricordiamo. E quindi non ricordandocelo e non vedendo con i nostri occhi quello che accade nel momento del trapasso, più o meno tutti siamo un po' preoccupati, no? Perché quando si muore che succede? Qui ce lo sta spiegando in maniera tranquilla. Che cos'è che determina questa attesa nel piano astrale? Essa corrisponde alla purificazione dell'anima dopo la morte, descritta in vario modo da ogni religione. L'attesa è determinata da una particolare natura del corpo astrale. Se l'uomo in vita ha avuto dei desideri che lo facevano rassomigliare piuttosto ad un animale che ad un uomo, avrà il suo corpo astrale formato dalla materia più densa di questo piano, la quale è lenta nel decomporsi, no? Se voi immaginate un tocco di materia molto tosta e immaginiamo che la mettiamo lì da una parte e debba piano piano decomporsi, ci vuole il suo tempo. Se invece immaginiamo una materia molto fine, sottile, esile, quasi già evanescente di suo, si decompone rapidamente. Ogni corpo astrale è formato con la materia dell'omonimo piano nelle sue 7 densità. Come nel piano fisico, abbiamo visto che ci sono 7 densità, liquido, solido, gassoso, cioè solido, liquido, gassoso, allo stesso modo, e poi altre 4 parti che sono state definite dai maestri come la parte eterica della materia del piano fisico, allo stesso modo ci sono 7 densità di materia del piano astrale. Ogni corpo astrale è formato con la materia dell'omonimo piano nelle sue 7 densità. Ora, dopo il trapasso, il corpo astrale diviene un insieme di 7 gusci concentrici, i quali, iniziando da quelli di materia più densa e successivamente in ordine gli altri, si decompongono. Ogni decomposizione è accompagnata da un particolare stato di coscienza, derivante dall'esame dei desideri avuti, propri di quella materia della quale è composto il guscio che si sta scomponendo. Come il vostro corpo fisico
nella putrefazione e aiutato da certi agenti esterni, così l'astrale in questo disfacimento può essere aiutato, producendo così una sollecitazione nella disintegrazione. Qui sta proprio spiegando come funziona per la materia che costituisce i corpi. Badate che si sta parlando della materia che costituisce i veicoli. Noi abbiamo già visto che c'è un'anima, così è stata definita dai maestri, la quale indirizza l'attività dei veicoli. Quindi una cosa è l'anima, una cosa i suoi veicoli. Quando il corpo astrale muore, non muore l'individuo, intendendo con l'individuo l'anima ammantata dai suoi veicoli, ma muore, si scompone, smette cessa di esistere e si decompone la materia di quel veicolo. Quindi si decompone quella del corpo fisico, quella del corpo astrale, poi ci saranno altri corpi, altri veicoli di cui si parla, ma non l'anima, non stiamo parlando di quello. Dice che ogni decomposizione, questo l'ho già letto, andiamo oltre, ogni anima evoluta si trattiene brevemente nel piano astrale e queste purificazioni non sono seguite dall'anima, ma essa cade in un lieve torpore. Allora diciamo che la parte più spirituale, la parte dell'anima, la parte costituente dell'individuo che si è ammantata di questi veicoli per fare la sua esperienza, è come se si ritraesse da questo processo di purificazione, entra in una specie di sonno, si distanzia un po' da quello che succede, perché riguarda solo la materia dei veicoli che sono stati da questa anima utilizzati per compiere la sua esperienza evolutiva. Quindi è come se se ne disinteressasse. Mentre invece per altre anime che hanno dovuto dare seguito e quindi indirizzare le attività dei loro corpi più densi dentro esperienze corpulente, molto intense, prima parlavo del bere, no? Una persona fosse un beone, un alcolista abituato a bere, a stare lì dentro, a vivere questa esperienza qui, ci mette più tempo a distaccarsi da questa esperienza ed è allora una forma di purificazione vissuta un po' più in presenza, non con questo distacco che invece riguarda le persone un pochino più, le anime un pochino più evolute. Le altre anime, dice infatti, invece, o rivivono colpe commesse, oppure con la materia di questo piano si creano un mondo fittizio per cullare desideri insoddisfatti, finché, stanche e saziate dai loro sogni e disintegrato completamente il corpo astrale, l'anima si trova sulle soglie del piano successivo a questo. Il mentale. Che prima di allora essa non aveva mai immaginato che esistesse. Questo vale per chi fa un'esperienza senza aver letto i libri dei maestri, senza aver incontrato i maestri, perché una volta che voi sentite parlare di queste cose sono già dentro di voi. E quindi al momento del trapasso riaffiorano chiaramente e avrete, come dire, chiarezza su quello che sta succedendo. E farete quindi un'esperienza di transito dentro questa forma di purificazione più consapevole. Quanto è stato detto a proposito della materia astrale può essere ripetuto per la materia del piano mentale. Funzioniamo in ogni piano, funzioniamo nello stesso modo. La legge di analogia aiuta l'uomo a comprendere l'architettura di quelle regioni nelle quali non vive coscientemente. Quando è nel corpo fisico non vive coscientemente nel piano astrale, non vive coscientemente nel piano mentale, benché, ancorché incarnato nel piano fisico, quindi in un corpo nel quale si identifica completamente, lui utilizzi il suo corpo astrale e il suo corpo mentale. Pensa, ragiona, ha esperienze intuitive, ha esperienze istintive e quindi la mente è attiva, desidera, ha sensazioni, ha sentimenti e quindi è attivo il suo corpo astrale. Sono molto attivi, solo che lui non sa che tutte queste attività riguardano i piani di esistenza nei quali non è consapevole di vivere, ma già noi inconsapevolmente ci viviamo. Così il piano mentale, nella sua immensa sottigliezza di materia,
ha 7 suddivisioni stabilite rispetto alla sua diversa densità, esattamente come per gli altri piani. Una particolarità che si nota in questo piano è la grande elasticità delle forme, che sono immensamente più malleabili di quelle del piano astrale. Pensate, con il pensiero si possono modificare la forma e il colore della sostanza del piano astrale al punto da costruire per noi delle immagini che desideriamo avere in quel momento. Quella che del piano mentale, l'elasticità del piano mentale è immensamente più malleabile di quella del piano astrale. Il quadro che si presenta a colui che acquisisce visione cosciente di questo piano è meraviglioso, sublime. Forme e colori straordinari, dalle più tenui sfumature ai contrasti più accesi. Pensate voi, pensate, vien quasi voglia, no? Di anticipare un pochino i tempi per andare a curiosare in questa meraviglia che ci aspetta. Fatemi solo vedere dove siamo, ecco. Allora, in questo piano mentale, attendono di manifestarsi due classi di spiriti elementari. Qui c'è una nota che dice: gli spiriti elementari sono forze intelligenti che preparano l'ambiente adatto all'evoluzione individuale. Attenzione a non fare come hanno fatto alcuni teosofi, alcune scuole di pensiero, che hanno immaginato che questi spiriti elementari fossero come delle anime, fossero come dei maestri, fossero come delle entità di luce. Non sono altro che forze intelligenti. Forze intelligenti vuol dire che non hanno una componente di anima, di coscienza, ma sono come degli attori, è come un interruttore. Un interruttore è un meccanismo che riempie dovunque il mondo nel quale viviamo e che è intelligente, perché a seconda del pulsante che premi, da corrente, da luce, da un effetto, ne da un altro. Quindi è qualche cosa che svolge una funzione, in questo senso intelligenti, ma non perché ci sia una coscienza dietro questi chiamati spiriti elementari. I quali spiriti elementari cominceranno la loro opera quando l'umanità avrà fatto un grande passo nell'evoluzione. Ci sta dicendo che ci sarà un momento nell'evoluzione dell'uomo in cui potranno manifestarsi alcune cose che sono, come dire, preparate da forme intelligenti. In questo piano, un piano mentale, soggiornano a volte anche dei maestri, i quali prendono un corpo mentale per eseguire una missione particolare. Per esempio, è possibile immaginare l'esperienza fatta da Roberto Setti come delle forme di coscienza, come dire, inimmaginabili per la loro grandezza, incommensurabili in un certo senso, si siano costruite con la materia di un corpo mentale strumenti adeguati per poter comunicare con esseri incarnati molto piccoli, molto limitati, come noi siamo, che usano una lingua, un linguaggio, certe figurazioni, una logica, no? Una logica, siamo esseri estremamente minuti da un punto di vista spirituale, e per cui una grande coscienza si deve ridurre molto per diventare comprensibile per noi che non siamo neanche alle elementari del percorso spirituale, quindi abbiamo bisogno di cose molto semplici, come se noi dovessimo parlare a un bambino molto piccolo, certo non gli spieghiamo la formula di Einstein della relatività, ma gli parliamo in maniera estremamente semplice per fargli capire quello che lui può contenere nella sua mente molto immatura ancora. Allora, in questo piano soggiornano a volte dei maestri, i quali prendono un corpo mentale, come se costruissero uno strumento, per eseguire una missione particolare. Avere il proprio corpo mentale organizzato e bene sviluppato equivale ad avere, come vedi, voi dite, un forte raziocinio, cioè una testa che funziona, che ragiona bene. Ora, colui che si trova dinanzi al quadro meraviglioso, che non può essere descritto a parole, con parole, nota subito una particolarità
ed è questa. Come la materia del piano fisico può essere considerata indensa ed eterica, densa sarebbe solido, liquido, gassoso, eterica le altre quattro suddivisioni sempre più sottili fino ad arrivare all'unità elementare del piano fisico, e quindi come la materia del piano fisico può essere considerata indensa ed eterica, vista la differenza che esiste fra le tre suddivisioni inferiori e le quattro superiori, così la materia del piano mentale ha uno stesso stacco, diciamo, ed è da noi chiamata regione della forma e regione della non forma. Mi spiego, se la materia mentale esistesse solo nelle quattro suddivisioni superiori, diciamo meno dense, gli impulsi della coscienza individuale o pensieri non creerebbero delle figure, ma unicamente dei bagliori. Per cui la comunicazione fra incarnati sarebbe possibile solo per coloro che possono comprendere la ragione pura, mentre la materia più densa del piano mentale, sotto gli impulsi della coscienza individuale, prende delle forme le quali sono ricevute dal cervello, che è un organo del corpo fisico, e tradotte in parole, rendono possibile la comunicazione sia fra gli incarnati e sia fra i disincarnati. Questo è bellissimo, cioè trovata una forma di comunicazione accessibile che possa mettere in comunicazione queste due realtà di esistenza diverse, piani di esistenza diverse. Qui c'è una domanda, dice, ma non poteva esistere solo materia mentale delle quattro suddivisioni superiori, quella detta appartenente alla regione della non forma? Evidentemente no, se pochi sono i cervelli che possono ricevere tale genere di pensieri e solo quelli che abbiano avuto un particolare allenamento. E perché è necessario un tale lavorio? La più grande barriera che esiste fra gli uomini è la diversità di evoluzione. Ma questa barriera, in effetti, esiste solo per l'inevoluto, perché l'evoluto sente e percepisce maggiormente dell'altro, solo che per farsi comprendere deve usare un linguaggio che l'altro capisca. Questo io ci sento anche un invito ad andare verso gli altri con semplicità per facilitare il loro cammino evolutivo. Cristo, per insegnare agli uomini, prese forma umana, e qui già ci sta dicendo che Cristo non aveva forma umana, Cristo è una coscienza, è un'immensa coscienza che prende forma umana per poter comunicare con gli uomini, se no come ci comunichi con gli uomini se non prendi una forma adeguata che gli uomini possono incontrare, toccare, comprendere? Quando l'uomo sarà evoluto non vi sarà più bisogno di incarnarsi, è molto semplice. Nella nostra fase di evoluzione abbiamo necessità di un corpo e di sentirsi attraverso questo corpo separati dagli altri intorno a noi. Colui che vivesse coscientemente nel vero senso della parola sul piano mentale ed avesse i sensi del suo corpo fisico sopiti, cioè mettiamo fosse cieco e sordo, vedrebbe e udrebbe meglio di colui che avesse vista e udito. Allora, possiamo dire che il corpo mentale di un individuo è quel corpo che traduce gli impulsi della coscienza individuale in immagini o bagliori secondo la natura di questi impulsi, e queste immagini o bagliori sono definiti da voi pensieri, i quali, ricevuti dal cervello fisico, sono tradotti in parole. Così come possiamo dire che il corpo fisico è quel veicolo capace di comunicare con i simili a mezzo di atti o di parole. Ma come il corpo fisico non è l'individuo stesso, il corpo fisico non è l'individuo stesso. Altrettanto non lo è il mentale, neanche la mia mente, neanche la tua mente. Neanche la nostra mente è l'individuo. L'individuo è il pensatore, colui che pensa, che non va confuso con il veicolo mentale. Sta ancora prima.
Allora, arriviamo fino a un certo punto perché io mi devo interrompere oggi in questa lettura. Non si può tralasciare di dire, sia pur accennando, come è stato fatto per le altre cose, di quella regione del piano mentale corrispondente ai cieli descritti dalle religioni. Occorre però ricordare che una creatura alla quale fosse in questi cieli non sarebbe divisa da altre se non da un particolare stato di coscienza. Tutto è intorno a voi. Un uomo che avesse vissuto per meritarsi un premio eterno o avesse dedicato la sua vita ad un ideale, dopo il trapasso, nel piano della mente, per karma, vede ed sperimenta l'ideale sognato. Quindi se potesse comunicare con noi, direbbe, che ne so, uno che ha creduto nel paradiso e ha fatto di tutto per meritarselo, vedrebbe il paradiso, così come lui lo ha immaginato. Questo stato corrisponde quindi a un senso di appagamento, di beatitudine. Molte entità che si presentano in certi incontri provengono appunto da questa regione del mondo mentale. Ecco perché esse descrivono un al di là simile a quello che credevano esistesse durante la vita, perché lo stanno sperimentando. E per esse è una cosa reale, non è un sogno. Cioè non è che uno a un certo punto si rende conto che è un sogno. È proprio come per noi il mondo intorno a noi. Noi lo consideriamo reale, lo consideriamo esistente. E così è per chi fa questa esperienza. Una volta che l'individuo, non abbastanza evoluto, abbia cessato con questo suo sogno, si riposa, rivede con chiarezza e con tranquillità tutte le passate esistenze, tutte collegate fra di loro, ma non è conscio di quanto avviene attorno a lui, perché egli è entrato nel piano successivo a quello mentale, ha abbandonato il suo corpo mentale e si trova sulle soglie di un piano nel quale un giorno vivrà un'immensa, indescrivibile beatitudine. E qui mi fermo, la nostra lettura qui si ferma, ma continuerà fra 2 settimane, dove parleremo del piano immediatamente successivo. Oggi non posso dare seguito alle vostre domande, perché questa lettura di oggi è stata registrata un paio di giorni fa, non potendo io essere in diretta adesso, e quindi riprenderemo da pagina 146, dal secondo paragrafo di questo capitolo intitolato I piani di esistenza, che si trova nel libro Dai mondi invisibili, il primo dei libri di insegnamento del Cerchio Firenze 77. Siamo entrati proprio nell'insegnamento. Sono cose che possono apparire, possono anche sconvolgere, poi io ci ho fatto l'abitudine perché sono più di 40 anni che navigo tra queste parole, però sono accessibili a tutti, le si possono comprendere. L'invito che vi faccio è di rileggere, per assorbire bene questi concetti, queste idee, perché assorbire bene questi significa poi procedere meglio con quello che verrà dopo, e dopo avremo bisogno di avere molto, molto chiare queste cose che stiamo incontrando adesso. Ci aiuterà avere chiarezza e alcuni punti fermi. Quindi vi suggerisco di soffermarci anche a cercare un po' di immaginare come potrebbe essere. Se poi vi nasce qualche domanda, appuntatela e magari la farete la prossima volta, e chissà che io non possa riuscire a rispondervi almeno ad alcune di queste domande. Per adesso vi saluto, vi auguro un buon fine settimana, vi auguro di fare una buona, piacevole lettura di quello che sta per venire di tanto interessante attraverso gli insegnamenti dei maestri del Cerchio Firenze 77. A presto!